Bello regà, qua è Savix che vi parla. Mannaggia la mannola. Allora, purtroppo è successo davvero. Scusami fra, ti richiamo dopo. È successo veramente davvero. Stanno bannando tutti gli account moddati, ok? 7 miliardi, Fastran, KD. Raga, stanno facendo piazza pulita. Quindi, mio consiglio, se aprite GTA 5 online e vi dice di accettare le politiche Rockstar, ragazzi, come quando avete creato da capo all'inizio il vostro account, non accettate quel messaggio, perché se voi accettate quel messaggio, una volta che chiudete l'account, raga, quando lo riaprite, ovviamente il tempo che Rockstar verifichi, quindi ci vorranno 24 ore su per giù, raga, vi dirà che l'account è stato sospeso permanentemente. Quindi, raga, finché non abbiamo la conferma di qualche modder che riesce a trovare un escamotage, e io ovviamente a quel punto ve lo porto sicuro, non accettate quel messaggio se non volete perdere definitivamente l'account. Parentesi, potrebbe non uscire mai un metodo, ma io sono dell'idea, è meglio aspettare e magari non perderlo che perderlo sicuramente. Quindi ragazzi, state veramente attenti, purtroppo GTA 5 sta morendo per colpa di GTA 6. E niente raga, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Lasciate un like, lasciate un commento raga, e iscrivetevi e attivate la campanellina, perché anche se non faccio glitch sono sempre pronto a informarvi sulle cose serie. Bella raga, alla prossima. Sbadabam.